Ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì. Oggi primo esperimento di vlog. Io spero di riuscire a fare una cosa carina e passiamo una mattinata insieme, insomma, che non guasta. E oggi non lavoro, quindi insomma, vediamo un attimo che cosa ho da fare oggi. Adesso scendo giù, vado a preparare la colazione e vi faccio vedere stamattina che cosa mangerò, perché io di solito cambio, vario, per non annoiarmi, ovviamente. Scusate la mia faccia, ma sono veramente molto, ma molto, ma molto sconvolta stamattina. E ieri sera sono stata al cinema e su Instagram, insomma, ve ne ho parlato. Sono andata a vedere L'Uomo del Labirinto. Comunque poi vi racconto, adesso mi sbrigo, altrimenti mi perdo in chiacchiere. E niente, andiamo a fare colazione. Allora, stamattina dello yogurt greco, io prendo questo, il Delta, quello zero grassi, una pera, buonissima, succosa, poi dei cornflakes integrali, io ho preso questi, sono della Coop, poi della cannella, soprattutto tanta cannella, e del miele. E quindi adesso partiamo subito. Dopodiché metto dentro i cereali. Poi verso dentro la pera che ho tagliato a pezzetti, spero di non far danni. Ecco qui. Dopodiché un bel po' di cannella. Come vi dicevo, tanta, ma tanta, ma tanta, ma tanta cannella. A me piace tanto il gusto della cannella, mi piace molto. Ok, l'ho versata anche sulla tovaglia, ma non importa. E dopo mettiamo il miele. Userò questo miele di Vivi Verde Coop, il miele di castagno biologico, che mi piace molto. Diciamo che ha un gusto piuttosto forte, ma mi piace proprio per questo. Ne vado a prendere un po' e lo mettiamo qui nella preparazione. Ecco, ne vado a prendere ancora un po'. Quindi metterò il miele al posto dello zucchero. Bon, direi che è più che sufficiente. E adesso Allora, dal posto in cui mi trovo, avrete capito, io mi sono già bagnata, che sono in bagno. E niente, così ne approfitto, vi faccio vedere un po' della mia skincare routine da giorno. Ovviamente io ho già lavato i denti, spazzolino elettrico. E come dentifricio uso questo, pasta del Capitano, questo con antibatterico allo zenzero, è buonissimo, super fresco, lascia un alito veramente super profumato. Allora io partirei con la skincare. Allora, la mattina lavo il viso con questo prodotto qui, mi devo un attimo abituare con le posizioni. Allora, Avon Care 3 in 1, e questa è la lozione per il viso che io vi avevo già fatto vedere. Può essere utilizzata come detergente, come tonico e come crema idratante. Quindi vado subito a lavare il viso. Sciacquo il viso con un po' di acqua. Aspettate che mi sistemo in maniera tale che, ecco, venga un po' più dritto. Quindi lavo il viso e poi applico, sciacquo il viso e poi applico quel prodotto.
Allora, eccomi qua, io mi sono preparata, vestita, truccata. Oggi ho deciso di indossare questo maglioncino che comunque vi avevo già fatto vedere in un try on haul molto carino, che indosserò con questi jeans così un po' a zampetta e con questo stivaletto, vedete, così molto carino, che fa un po' a contrasto e mi piace un sacco. E sopra, non voglio fare una cosa troppo movimentata, metterò questo cappotto. Anche questo ve l'avevo fatto vedere, che si abbina appunto con le scarpe. Mi piace il contrasto con questo verde ottaneo. Quindi adesso si esce. Anzi, no, vi faccio vedere anche il trucco. Allora, questo è il make-up che ho realizzato, niente di particolare, anzi mi metto un po' più alla luce così magari si vede meglio. E molto molto semplice, un po' di ombretto sul viola, viola scuro e questo rossetto così neutro. E quindi Eccomi qua. Allora, adesso sono in macchina, mi sono preparata per fare le mie cosine quotidiane. Madonna, che faccia che ho stamattina. Allora, il make-up di oggi, insomma, è questo. Ecco, forse qua riuscite a vedere meglio i colori, perché forse da casa non si vedeva bene. Ho messo questo maglioncino qui in questo colore, mi piace il contrasto con il color cammello. E adesso vado a fare un po' di cose, un po' di commissioni, non so dove caspita devo guardare. E vado a fare un po' di commissioni, devo andare alla posta, devo andare in banca, devo fare la spesa, insomma, quindi oggi vi porto con me. Ovviamente non mentre guido, ma a mano che faccio le mie tappe, cerco di portarvi con me. Spero insomma che venga fuori qualcosa di carino e di poco noioso soprattutto, quindi niente, ci vediamo tra poco, magari vi risparmio ovviamente le mie andate alla posta e alla banca, vi porto con me magari al supermercato e ovviamente non vi ho fatto vedere le varie pulizie di casa, ma al mattino insomma faccio il letto, passo un po' di aspirapolvere e pulisco i bagni, poi tutto il resto se ne parla nel pomeriggio perché altrimenti non esco più di casa. E niente, adesso vado, ci vediamo dopo. Alla Coop, bustone, aiuto. Adesso mi metto in macchina perché devo arrivare alla posta, devo fare altre cose. Datemi il tempo di salire in macchina. Diciamo che non sono ben organizzata, devo dire. Insomma, volevo filmare qualcosina in più alla Coop, però mi guardavano male. E quindi ho capito che probabilmente qualcuno di lì a poco sarebbe arrivato a dirmi che non potevo registrare, non potevo filmare. Quindi ho filmato veramente pochissimo. E mettiamo qui la spesa. Non ho preso tantissime cose. Ho preso un po' di bresaola per me per stasera. Un po' di finocchi che io adoro, ne mangio veramente tantissimi. Poi cosa ho preso? Ho preso delle mozzarelle per mano, aiuto. Insomma, ho preso un po' di cosine. E quindi niente, adesso scappo, vado. Ah, che bello questo raggio di sole. In questi giorni il sole non si è visto per niente, per cui adesso insomma è anche molto piacevole avere un po' di sole. E sono queste giornate un po' così cupe, insomma, tipiche di questo periodo. Però anche se devo dire che qui l'inverno non è bruttissimo, nel senso che ci sono spesso delle giornate molto molto belle.
Avevo anche pensato di fare una passeggiata oggi dopo pranzo se non piove, perché comunque poco fa stava piovigginando, insomma il tempo comunque rimane molto molto incerto. Scusate, ma in questo modo forse vedrete poco e tra l'altro non vedo un tubo io quando c'è così tanto sole. E niente, È adesso mi mezzogiorno, avvio. vi faccio vedere le cose che ho preso stamattina, che ho fatto un po' di spesa e niente, poi preparo il pranzo, vi faccio vedere che cosa preparo oggi. Allora, sono stata da Sirene Blu e ho preso anche delle cosine di make up, ma quelle ve le farò vedere magari più avanti. Ho preso questo detersivo per lavatrice, detersivo lavatrice Fior di Loto, qualità e risparmio. La profumazione è buonissima, sono 3 litri, eccola, vieni qua, sono 3 litri di detersivo per lavatrice al fior di loto, la profumazione è buonissima, lo proverò, l'ho pagato 1,95 euro, speriamo che sia buono anche come qualità oltre che alla profumazione. Poi ho preso, sempre da Sirene Blu, ho preso un detergente intimo, noi utilizziamo questo, il Neutromed Dermo Defense, delicatezza, quello con pH 4 e 5. Diciamo che di solito utilizziamo questo, variamo ogni tanto, però alla fine andiamo a prendere sempre questo. Mentre adesso vi faccio vedere cosa ho preso alla coppa. Allora, la pappa per i miei bimbi, per i miei cani, loro ormai da parecchio tempo mangiano questo. Ed è il Purina One. No, non è la tua pappa. Eccomi, scusate, ma Cipria ha fatto un casino. Mi ha buttato giù il telefono e tutto. Allora, vi stavo dicendo che i miei cani mangiano questo ormai da tempo. E il Purina One, io prendo il Mini Adult per cani al di sotto dei 10 kg. Sono i croccantini al manzo che loro mangiano con molto molto gusto. E quindi sono questi quelli che prendo sempre. Poi ho preso la mia Bresaola della Valtellina IGP che mangerò stasera per cena insieme a delle verdure ed in particolare mi preparerò questo bellissimo broccolo. Allora, questi sono dei broccoli che io faccio bolliti e poi però li mangio non in brodo, asciutti, li condisco con sale, olio, pepe nero e magari aglio, se mi va. Poi ho preso delle mozzarelle e ho preso queste, sono tre mozzarelle di Coop, latte 100% italiano, sono tre mozzarelle da 125 grammi. Io compro tantissimi prodotti a marchio Coop. Queste tre sono venute, mi pare, 1,90 euro. Vediamo qui lo scontrino. Allora, la mozzarella. No, 1,89 euro, tre mozzarelle. Poi ho preso il mio pane preferito in assoluto. Ed è questo pane ai cereali, molto molto croccante. Vediamo come lo chiama. Pane rustico, sì, con farina di cereali e farina integrale, sono buonissimi e questi appunto sono i panini della Coop. Poi ho preso al solito le pere de cana, perché sono le pere che amiamo follemente, le mangiamo a colazione sempre. Io le metto nello yogurt o le mangio così, insomma, mi sono messa in modo qua che mi taglia la testa, va bene. Poi ho preso per stasera due bei finocchi enormi che sicuramente farò bolliti. Quindi o faccio i finocchi o faccio i broccoli. Vediamo, devo decidere. Magari i broccoli me li preparo per il pranzo oggi perché oggi devo cucinare la pasta. E questi magari li farò bolliti oppure li faccio alla piastra e li mangio insieme alla bresaola. Questo ancora lo devo stabilire. E niente, adesso mi preparo il pranzo e vi faccio vedere quello che ho deciso di preparare. Allora, eccomi qui pronta per il pranzo. Allora, in questa padella sto preparando il sugo. Ho messo un po' di salsa di pomodoro, un po' di acqua, del basilico fresco, un po' di sale, poi aggiungerò un po' di olio a crudo quando sarà pronto. E invece qui in questa pentola sto preparando i broccoli che andrò a lessare. E poi vi dicevo, condirò con un po' di olio, di pepe nero, di sale. Mentre per quanto riguarda la pasta, mi farò queste
della Molisana, e praticamente è uno spaghetto quadrato che mi piace tantissimo. Penso che questi li trovate ovunque. E grano italiano decorticato a pietra, e questa pasta integrale è strepitosa, buonissima, mi piace veramente un sacco. E allora eccoci qua col mio pranzetto pronto. Gli spaghettini al pomodoro, che io mangio molto molto al dente perché la pasta mi piace così, e poi i broccoli, e ho aggiunto un pochino di olio, un po' di sale, un po' di pepe nero, pochissimo, e niente, sono pronta per mangiare, quindi... E dunque ho appena finito di pranzare, adesso mi rilasso un attimo, poi mi farò un bel caffettino d'orzo. E qui ci sono i miei cuccioli meravigliosi, super coccolosi. Vediamo chi indovina chi è lui. Fatti vedere! È Super Super Coffee! Sì, tanti baci, la mamma, amore, mamma, quanto ti amo. La Miledina invece è messa qui. Vieni qua, Miledì, fatti vedere, mamma, vieni. Vieni, Miledì, vieni, vieni. Eccola la Miledina, la principessa di mamma. Oh sì, madonna, quanti baci, basta, perché poi c'è qualcuno che non ama vedere i cani che danno tanti bacini, eh? Oh sì, madonna, un tripudio, un tripudio. Quando io mi siedo sul divano, loro fanno così. Baci a profusione, baci a gogo. Per fortuna che ho loro, perché così, insomma, le mie giornate trascorrono almeno un po'. Scusate, ecco, c'era poca luce. Un po' più in compagnia, yeah! E allora, io a inizio video vi ho augurato buon lunedì. Io non so quando pubblicherò questo vlog, non ho idea. Se riesco ad editarlo anche oggi, che è lunedì, altrimenti ve lo pubblico domani. E spero, insomma, che insomma sia venuto fuori qualcosa di carino. Scusatemi, ma è la prima volta, quindi devo anche un po' organizzarmi, così ogni tanto, se capita, insomma, ve ne faccio qualcuno. Tra l'altro sono un po' così, nel senso che guardo lì, guardo qui, non guardo direttamente la videocamera perché sono un po' confusa. Niente, dai, spero che vi sia piaciuto. Noi qui ci riposiamo tutti insieme, la Cipria è per i cavoli suoi. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.